La voce delle donne siamo a Longarone in provincia di Belluno a 50 anni dal disastro del Vajont e siamo con una dei sopravvissuti, la signora Elsa Capraro. Sì. Signora, siamo contenti di essere qui con lei oggi per ricordare questa pagina di storia molto particolare, quello che è successo quel 9 ottobre 1963, giorno del suo compleanno. Sì. Cos'è successo? Eh proprio, io sono nata il 9 ottobre del 1941, quel giorno era una giornata normale come tutte le altre, una bella giornata di ottobre, di fine stagione diciamo e... A Lugarone si viveva tranquillamente, anzi direi meglio che non negli anni precedenti, perché qui è una zona di emigrazione e, e con la costruzione della diga molta gente si era fermata a lavorare qui, quindi si stava ripopolando anche proprio da, dai stessi Lugaronesi. E niente, io quel giorno lavoravo al centralino come sempre, e io e anche mia sorella Maria. Il centralino del paese. E, e poi c'era un'altra ragazza anche. E da lì passavano tutte le telefonate. E passavano tutte le telefonate, che un lavoro normalmente si, si svolge in maniera tranquilla, ma quegli ultimi giorni dal cantiere, dalla diga, appunto, chiamavano molto spesso tante chiamate, anche in modo un po' concitato, un po'. E dava segno di. di un lavoro, un maggiore lavoro, insomma, ecco. Ma a noi mai sarebbe venuta in mente che ci fosse qualcosa di, di grave per il paese. Pensavamo a, a, alla situazione del cantiere, che magari qualcosa non andasse così. Lei quel giorno ha finito verso le 8? Io ho finito alle 8 di lavorare, mentre mia sorella alle 10. Uscendo, eh, appunto, sono tornata a casa, come al solito, la, la cena, le solite cose, poi sono andata al bar che era qua vicino a casa mia, perché non avevamo la televisione a quei tempi, e allora si andava al bar a vedere la televisione e non mi ricordo che trasmissione ci fosse, poi c'era la, la partita de, de, certo. di pallone. Allora, Siccome a me non mi interessava più di tanto, sono rientrata in casa e erano le 10:30 e 30. Questa una, casa qua, questa, casa questa qua, sì. E mi, son, mi stavo preparando una camomilla per andare a letto quando la casa ha cominciato a tremare. Io pensavo a un terremoto, ma era sempre più forte, più forte. Poi la, la luce oscillava più forte e più piano finché è mancata del tutto. Contemporaneamente è entrata l'acqua in casa. Ed è arrivata e, a quale? Uh, sì, un metro circa. Um, Pensando al terremoto, mi ero messa sotto l'architrave della porta perché è il punto più sicuro. Ero convinta di morire proprio. Mi mancava il fiato, non riuscivo a, a respirare e stavo, recitavo l'atto di dolore perché io mi sentivo proprio di morire. E poi l'acqua pian piano è, è calata, e mi è tornato il respiro e io pensavo fosse dalla paura che mi mancava il respiro. Invece era dallo spostamento d'aria provocato dalla caduta della frana e dell'acqua. Cosa ha fatto dopo? Dopo mi sono eh, arrampicata, ed era entrato materiale in corridoio, in cucina e così, mi sono andata su per la scala per chiamare mio papà, che dormiva al secondo piano. E mi sono messa a urlare: papà, papà, e lui stava ancora a letto e papà la diga, la diga, perché quando è entrata l'acqua era, era solo la diga che poteva fare questo disastro. E, e con mio papà abbiamo aperto le, le finestre e ci è venuto in faccia come un pulviscolo di, di acqua, c'era una gran nebbia e questa polvere di, non so neanche come spiegare, tutta come una nebbia molto densa e, e basta. E là non si vedeva niente. E quindi... La vostra famiglia si è salvata, sì. Ma purtroppo tante case vicine sono andate distrutte. Eh sì, e anche nelle famiglie che hanno ancora la casa in piedi, mancava qualche componente, perché appunto il marito, il figlio erano in centro a vedere la televisione dove si trovavano con gli amici nei bar. E quindi tutte le famiglie qui erano un po' erano disastrate mentre noi pur essendo in tanti componenti della famiglia eh, eravamo tutti vivi. E ricordiamo che è stata una tragedia che ha provocato quasi 2000 vittime, più di 1900. 1910. E, e con calcolati. tanti bambini tra l'altro. Tanti bambini perché le, erano famiglie numerose, perché erano famiglie giovani, perché gli anziani vivevano poco a quegli anni e' toccante vedere al cimitero dove ci sono sepolte le vittime del Vaillant, vedere proprio le date, l'età sì. eh, e ci sono tanti bambini, tanti sì, ragazzi, sì. anche giovani. Eh, senta, questa tragedia com'è presente nella sua vita? Beh, è stato tutto... Di di conseguenza la mia vita è cambiata completamente, pur avendo noi tutti i familiari vivi, ma mancava tutto il paese, gli amici, dei parenti. È morto mio zio, un cugino con la moglie e quattro figli, il marito e il figlio di un'altra mia cugina, avevamo dei parenti e quindi la vita era, era completamente cambiata. E I primi giorni eravamo talmente disorientati, non sapevamo. Comunque, la nostra porta era sempre aperta per tutti quelli che arrivavano perché tutti venivano in municipio a chiedere notizie. E che è qua gli, vicino. Sì, che è vicino. E gli alpini ci hanno ripulito la casa un po' perché mio papà aveva paura di andare in cantina, e di trovare qualche cadavere. Proprio eh, sono venuti gli alpini e hanno disinfettato tutto perché appunto l'acqua. I feriti che sono rimasti molti sono morti dopo sia dalla broncopolmonite perché. Eh, erano tutti bagnati e subito dopo questo pulviscolo è stato portato via da un gran vento e anche la bidella della scuola qua vicina è morta dopo perché appunto dalla broncopolmonite e, e c'è stata la disinfestazione appunto da, in tutta la zona e poi eh, hanno collegato il giovedì sera delle linee telefoniche col municipio e quindi ci hanno chiesto di andare a fare servizio. Di andare un po'. Quindi ripreso ho ripreso a lavorare, in pratica ho ripreso a lavorare. E per una settimana, questo abbiamo fatto. In emergenza. Insomma. In emergenza, così. E c'era tantissima gente che veniva dall'estero, dall'America, dall dall'Australia. E chiedevano tutti se avevamo visto i parenti, se, avevamo, se sapevamo dove erano e così. Ma naturalmente, mm -hmm. sì, quelli dell'ultimo giorno, ma non è che si poteva sapere più di tanto. Quanta solidarietà c'è stata dopo? Tanto, tanto, veramente sì. E Longarone è stata inondata di. di sia di alimentari e, e poi anche di vestiario, coperte, tutto quello che era possibile. E tanti soldi, veramente sono stati mandati tanti soldi. All'inizio è stato il Vescovo che si è dato da fare il primo no? soccorso, il primo aiuto la, la, è stato il Vescovo Monsignor Muccin, che allora era a Roma per il Concilio Vaticano II, che è stato informato e è subito venuto su a Bellungo e ha portato nelle famiglie dei soldi. Ogni famiglia ha ricevuto dal vescovo i primi soldi per poter anche comprare qualche cosa. Nelle famiglie quanta rabbia c'è stata dopo questo che forse voi riuscivate a percepire che c'era un pericolo serio per voi? Non tanto, cioè, si poteva ipotizzare nel caso di, di, di una guerra perché anche la diga essendo di cemento armato e così non pensavamo che potesse crollare allora non si sentiva neanche di crolli di, di dighe poi di non, fatto non... è stato il monte che è crollato è stato il monte che è crollato dentro il lago e la diga è rimasta in piedi appunto provocando questa ondata immensa che ha superato sì. la diga e che, ha proprio che è caduta in mezzo al grezzo del piave Longaroni. e ha provocato una gran buca profonda a 40 metri quindi lì era rimasto un piccolo lago che poi si è assorbito co, col tempo. Poi l'acqua la, la, ha preso la rincorsa, è salita su Longarone e ha portato via tutto quello che c'era. A Longarone il giorno dopo c'era una distesa di ghiaia. Non si poteva capire che c'era un paese, che era stato un paese, perché non c'erano le macerie come i terremoti che ci vedono le case medio distrutte. Le uniche case eravamo noi qua, rimaste in piedi e le prime danneggiate che poi sono state demolite. E perciò non si capiva proprio, eravamo talmente scossi da quello che era successo che, che, che non, non riuscivamo neanche a ipotizzare perfettamente quello che era successo. Eppure gli esperti avevano capito che c'erano dei problemi. Certo, grossi, certo, ma tutto questo... Però alla popolazione questo no, non arrivava tanto. No. E noi si scherzava con i nostri colleghi centralinisti, appunto, perché c'erano tutte queste telefonate, i centralinisti di Belluno a cui richiedevamo le comunicazioni, perché non era come adesso che è tutto automatico, bisognava chiedere le comunicazioni e poi mettere in contatto eh, le due parti, insomma. E ci prendevano un po' in giro, estate attenti voi con quella diga perché se, se cade la diga vi trovate in barca a Venezia, un eh, modo di scherzare, così. queste sono state le ultime parole di mia sorella con il collega di Belluno. E poi lei alle 10 ha chiuso il centralino e è venuta a casa e abitava qua di fronte a me e quindi eh, anche lei si è salvata perché la abitava al secondo piano, nella casa qua di fronte che è ancora là. Ma lei non si è preoccupata? Lei è stata ha detto al centralino fino alle 8 di sera. Non, non no, si è preoccupata perché? No. Perché? perché? si fidava in un perché certo non, senso? Ci, sì, ci si fidavano, non, non c'era motivo di preoccuparsi più di tanto. Poi a 22 anni, sa, no, non è che si pensa ai disastri, si pensa un po' a divertirci, a trovarci con le amiche, a andare a spasso dal marone. Ma il mio piano poi era il mio compleanno. Avuto... Nessuno pensava a questo, appunto ma neanche la gente stessa, ma neanche i, i dipendenti stessi che lavoravano su Indica, che, che sono rimasti, vi, eh, che, che hanno visto, non hanno avvertito le famiglie, di, andate via, spostatevi, perché anche loro che erano lì e vedevano già questa frana che cominciava a muoversi, non hanno avvertito le loro famiglie, non hanno spostato le loro famiglie per, perché c'era pericolo, quindi... Se non si preoccupavano loro, tanto Eppure meno. Eppure già noi. si vedeva che iniziava vedeva, a muoversi Sì, certo, monte. si vedeva, si vedevano eh, questa grande eh, fessura sul terreno che si allargava sempre di più. E, e quindi... Ma questo l'avete visto anche voi, o l'avete saputo sentito? No, la dopo? gente là del posto, perché mio papà lavorava nella cartiera, una fabbrica di cartone che era proprio sotto all'incrocio, sul Vaillant proprio. E c'erano degli operai di Erto, di Casso, le frazioni su alte, che dicevano che avevano visto gli alberi che si inclinavano e gli hanno fatto spostare tutti gli animali dalla parte del Toc, eh, nei paesi di Erto e Casso appunto, perché la parte del Toc era più pericolosa. E quindi c'erano dei segnali, ma, ma delle cose poi allora non si andava non so, eh, avevamo molta più fiducia nella vita, ecco, anche questo, ci dava più coraggio, serenità di andare avanti, di lavorare e non pensavamo, cioè, le disgrazie capitavano anche sul lavoro, anche allora, però... Eh, anche erano... questa è stata una disgrazia annunciata. Questa è, è, era una disgrazia provocata proprio, però... Eh... Noi eh, vivevamo normalmente, anche abbastanza serenamente, insomma. Senta, eh, cosa è successo quando lei ha visto eh, questo monologo di Paolini sul Vaillant? Eh, quello è stato proprio quello che ci ha aperto gli occhi, il cuore, la mente, eh. le ha sbloccato eh, qualcosa ha sbloccato dentro. Que quella paura grande, quella... Che c'era dentro di me proprio. Io anche quando andavo in giro per lavoro, le colleghe mi chiedevano: Ma oh, no, tu sei di Longarone, raccontaci. Io iniziavo, ma dopo non riuscivo più a, a parlare. Mi, non riuscivo ecco, non mi veniva più nessuna parola. E Il monologo di Paolini, visto su, In Diga, con le fotocellule che illuminavano, come allora, subito dopo il disastro, le fotocellule illuminavano tutta la valle perché c'erano siacalli, anche allora, che andavano a, a, a frugare, a cercare. E lassù mi sono sentita proprio ributtata dentro in, in quei momenti là. E Paolini ci, ci ha rivelato tante verità che non eravamo a conoscenza. Ha fatto un approfondimento dei fatti? Molto, molto, molto preciso. E, e anche in tono abbastanza leggero, non ossessionante, non, però ci ha spiegato tutto dal libro. Prima impegnato nello stesso sì, tempo sì. e ci ha rivelato quello che noi eravamo ancora. avevamo sepolto per non quel poco che avevamo capito, avevamo mm. sepolto per poter continuare a vivere, andare avanti, lavorare, perché sennò si impazziva tutti. Eh? E, e molti non è che appunto hanno avuto molti problemi psichiatrici anche dopo, anche dopo anni. E queste cose riaffiorano magari improvvisamente per un motivo o perché si incontra una persona che non, non si pensava fosse viva o così e, e ci faceva rimorginare tutto. Ogni volta che ne parliamo è un po' rimettere i piedi dentro quel disastro lei tra l'altro ha testimoniato anche al processo che c'è stato all'Aquila, all sì. Cos'è stato per lei testimoniare eh, questo processo? Anche là eh, eh, io non, non avevo più fiducia, non avevo fiducia mh, neanche nei, nei giudici, soltanto il giudice Fabri di Belluno ci ha istruito, ci ha. Tranquillizzato, ci ha messo a nostro agio in modo che potessimo, io e mia sorella, anche lei, è venuta a, a, a testimoniare, appunto. Ma non è che noi avevamo tante cose da dire, più che tutte ste telefonate, così. Non... Eh, ma era un dato importante quello che sì, a posteriori. Poi anche se sentivamo qualche frase, non è che noi avevamo la capacità di interpretare quello che poteva essere. Il, il lavoro, insomma, perché non capivamo niente di ingegneria, di costruzione, quindi non, non era possibile che noi fossimo informati o avessimo il sospetto che c'era qualcosa che non andava. Poi la Sade era sempre stata la grande impresa, quella che aveva eh, dato lavoro a tutti, perché qua nel Cadore ci sono tante dighe e tanti lavori aveva eseguito la Sade che per noi era un po' il pane quotidiano, insomma. E quindi. Ah. C'è una scritta molto forte adesso sulla diga che riguarda i tanti bambini che sono morti per mancanza proprio sì. di, di allarme, per mancanza di, di avvisi alla popolazione di coscienza. Di Nessuno coscienza ha voluto prendersi responsabilità. La responsabilità di avvertire la popolazione, e questa è la cosa che noi non perdoneremo mai a quella gente nel senso che allora potevano farlo, insomma, potevano far evacuare la popolazione e per questo anche con i tempi della politica che correvano non avevamo più fiducia, ecco, non credevamo più. E il processo per me, sì, ho fatto la mia testimonianza, ho visto tutta questa gente, e mentre i paesi di Arto e Casso si erano molto organizzati per andare. Al processo per testimoniare. Eh, Longarone mh, e la provincia di Belluno era più la democrazia cristiana che comandava, ci sì, reggenti sindaci eccetera e, e quindi mh, la popolazione si è insorta solo all'inizio quando volevano ricostruire il paese da un'altra parte. Allora quell'inverno, il primo inverno 63-64 a Natale eh, la popolazione ha bloccato eh, il transito delle macchine dei politici anche. Dei ha protestato ricchi, Ha protestato, eh, quelli che andavano a Cortina a, a fare le vacanze e abbiamo fatto i picchetti, e, um, bloccato la strada e così. Quella è stata una manifestazione che ha un po' ehm, ha fatto smosso. mosso tutti quanti. sì. Poi naturalmente noi non avendo morti in famiglia, non avendo avuto... Che, che i danni che poi ci, eravano, ci avevano rimesso a posto, finestre, porte, quello che era. Non avevamo neanche tanta voce in capitolo, diciamo, di andare a reclamare, perché ci diceva cosa vuoi reclamare tu che non hai perso niente. E quindi la nostra famiglia non era molto coinvolta in questo. Subito mio papà, i miei cognati, mio fratello sono, sono andati a, a recuperare le salme, sono andati in giro per i cimiteri per riconoscere le persone, perché ci volevano almeno tre persone che testimoniavano la, 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 il nome della persona. E non tutte sono state trovate. E no, non tutte, anzi più della metà non sono state riconosciute. E, e poi tanti si sbagliavano, davano, mentre quelli che hanno riconosciuto i miei erano testimonianze sicure. Lei ha detto due cose che mi hanno colpito. Una di queste è che eh, lei che compie gli anni il 9 ottobre è nata due volte quel giorno praticamente. Eh, io sì, lo dico così. Il 9 ottobre sono nata e il 9 ottobre non sono morta, quindi sono nata una seconda volta. E poi ho detto un'altra cosa che mi ha colpito: cioè ognuno ha il proprio vaillant, cioè ognuno sì, lo vive in modo diverso, sì, una reazione diversa. Sì, Senz'altro, perché appunto io ho vissuto questo. Altre persone si trovavano in altre situazioni, hanno avuto perdite di familiari, hanno avuto perdite di, di case, di terreni, ognuno, a seconda di dove si trovava, anche, ricorda quello che, che era il momento. E quello che hanno ritrovato dopo tornando qua soprattutto gli emigranti facevano una gran pena perché già ehm, facevano una vita da emigranti quindi grama e, e poi tornare non trovare più niente era, era una desolazione proprio trovare queste persone e... Cosa Sono quelli dire? che lavoravano magari in Germania? Intendi? In Germania, ma anche in Francia, in Svizzera. In Germania perché qua c'era l'emigrazione per le gelaterie, mm. per il gelato, e quindi facevano un lavoro stagionale. C'è chi è morto perché era arrivato quel giorno e c'è chi si è salvato perché era ancora là. E quindi delle coincidenze molto senta al termine del film che è stato fatto sul vaillant sì. eh, c'è questa frase sul perdono e eh, della difficoltà di perdonare lei cosa pensa sì. che certamente subito era un po difficile anch'io Ero così presa da, da questo fatto che, appunto, non era stata avvertita la popolazione da questo disastro in, immenso per noi: era tutto il nostro mondo. È stata una tragedia però, grossissima, però, eh, pensando poi a, anche al perdono: appunto, al fatto che Gesù ci perdona continuamente. Ogni cosa, anche noi, essendo cristiani, dobbiamo perdonare perché è una cosa che ci fa stare doppiamente male. Non perdonare, anche la nostra coscienza sta male e quindi io mi ricordo che allora avevano chiesto al sindaco il dottor Protti che aveva perso la famiglia, la moglie con un bambino e la moglie che era incinta. Il papà, una sorella e altri nipoti era il maggior proprietario, diciamo, qui de, de, della zona. Aveva una fabbrica di condensatori, aveva boschi, aveva falegnamerie e ha perso tutto. Hanno chiesto a lui, appunto, se perdonava e lui ha risposto... Io non ho mai odiato. Quindi che questa è già una bella risposta. È, è già una gran risposta appunto. Anche perché, una gran coscienza di persona, proprio. Anche perché penso che sia eh, indispensabile il perdono per continuare a vivere. Senz'altro. Ma nello stesso tempo c'è un senso di giustizia dentro, perché se ci sono state delle responsabilità eh, o un'incapacità di prendere delle decisioni. Non penso sia semplice superare queste cose. Eh, no? Senz'altro. E per noi, per me anche appunto, il fatto importante è stato che il processo abbia riconosciuto disastro colposo, perché quello era veramente un disastro colposo. E, e dopo gli anni di, di carcere che hanno avuto, un, sono stati minimi, qualcuno è anche andato in prigione, ma non è tanto la prigione quanto il fatto, perché per tutti i morti che c'erano, cosa doveva dare? 1910 anni di carcere? Di è una cosa assurda, ma penso che non abbiano vissuto bene neanche neanche dopo, anche se di prigione ne ha fatta poca Senta, eh, signora Essa siamo in chiusura. Allora, mh, lei da tutto questo cosa ha, ha tratto, cosa ha, ha capito per la sua vita in particolare? che appunto bisogna cercare di superare, bisogna cercare l'amicizia comunque, anche con persone che magari non si vorrebbe tanto parlare, che bisogna avere l'animo sereno, cercare di... Di volersi bene anche quando le cose, soprattutto quando le cose vanno male, perché quando le cose vanno bene è tutto che funziona, ma quando vanno male, se non hai degli amici, se non hai dei parenti, se non hai qualcuno a cui rivolgerti, certo il primo è Dio a cui ci si rivolge, perché io appunto in quel momento che mi sentivo morire mi sono rivolta a Dio, non più pensato né a mio papà, mia sorella che erano qua di sopra, né a mia mamma, né a nessuno. Io ho pensato solo a Dio, quindi è quello che ci dà la forza di andare avanti. Grazie eh, signora Elsa per queste sue parole, per questa sua testimonianza su una delle tragedie più grandi, eh, ricordiamo 50 anni fa. Eh, 1963, sì. e il dramma del Vaillant, eh, sì. della sua voce di sopravvissuta. Grazie a voi che continuate a interessarvi perché è necessario che non ci si dimentichi. Tutto quello che facciamo anche dopo, adesso, per, è perché ci si ricordi sempre di questo. Purtroppo anche l'esperienza non, non fa evitare gli sbagli. Le nostre esperienze non ci fanno evitare gli sbagli, ma bisogna ricordare. E parlarne. E parlarne. Grazie, grazie signora Elsa, e vi ricordo che con La Voce delle Donne ci vediamo come sempre la prossima settimana.